rispondo adatti i miei spazi in modo che vorrebbe essere cortesemente polemico alla sua osservazione, insomma, che mi fa e che riporto qui nelle note. Intanto sono contento che quello che ho postato, quel video sul gabbiano, abbia ricevuto numerosi commenti, diciamo così, ma commenti interessanti, no? Perché esprimono punti di vista diversi. Commenti poi che si sono anche spostati nel blog del mio amico Riccardo Farina. Questo mi fa piacere, no? Perché introdurre un elemento di dibattito su, poi, su un tema che è un tema importante, che non è risolto, secondo me. Il conflitto che noi viviamo e che riguarda la nostra possibilità di intervenire sulla realtà alla quale assistiamo, nella quale ci imbattiamo in momenti di realtà, drammatici in quel momento oppure drammatici perché hanno una continuità di dramma che si perpetua nel tempo. Quanto noi possiamo modificare, influire sulla realtà che ci circonda quando questa realtà è drammatica e quanto anche questa possibilità la dobbiamo giocare. Su questo tema, secondo me, io vorrei dire qualcosa rispetto alle mie esperienze infantili, no? Io mi ricordo che stavo molto male quando, non so, quando da piccolo, per esempio, c'era un macello vicino a casa mia, passavo davanti al macello e sentivo l'odore, se vedevo, insomma, e mi rendevo conto che lì ammazzavano delle mucche. E io mi mettevo dalla parte delle mucche, ovviamente c'era un dolore di non poter far niente. Oppure quando vedevo ammazzare il maiale, che è stato molto piccolo, sentivo urlare, no? Quando si scozza il maiale, si raccoglie il sangue finché muore, no? Questo maiale, sono immagini che ti rimangono, no? Perché poi il dolore infantile è un dolore molto, molto forte, molto. Non si hanno grandi capacità da piccoli di elaborare questo dolore, no? Oppure anche più semplicemente quando ricordate i polli di Renzo, no? Quando mia mamma portava a casa qualche pollo e vivo, con le zampe legate, lo buttava lì e poi gli tirava il collo. Insomma, io sapevo che questo pollo poi sarebbe stato, no? Ammazzato, gli si sarebbe tirato il collo, ma non potevo farci nulla. E un po' alla volta vieni a contatto con questo che senti il dolore di un animale, di un altro essere, e ti rendi conto che potresti influire sul suo destino, però non lo puoi fare. Da piccolo poi ti sembra che sarebbe così semplice poterlo fare, no? E poi invece anche crescendo ti rendi conto come anche facendolo non sempre si fa comunque un bene, perché devi fare delle valutazioni più generali, più complessive. La realtà è difficile, contraddittoria, sempre. Poi da grande, all'inizio dei miei studi di medicina, no? Per esempio, questa cosa poi si è spostata verso le persone, no? Cioè, vedevi, mi ricordo la prima volta che ero studente, primo anno, ho visto un ragazzo giovane, insomma, no? Che aveva un'anemia gravissima, ma che era, tu parlavi di una persona normale, no? E sapere che sarebbe morto il giorno dopo, no? Rendersi conto di questa impotenza di intervenire, di modificare un destino, una sorte, insomma, no? La sorte era sua, no? Ma perché ti succede questo? Perché ti immedesimi. Quando sei, soprattutto quando sei piccolo, tu sei il mondo e quindi, come dire, identificarsi con gli altri, con le cose, con gli animali, con i nostri simili, è una cosa automatica, no? Quindi il dolore loro è anche un dolore nostro. Poi però, man mano che cresciamo e diventiamo maturi, dobbiamo anche vivere. E allora,
Se quando per esempio tu fai il medico succede questo, che vedi nel malato la proiezione di te stesso e quindi soffri un dolore ineffabile per ogni dolore che vedi, tu non puoi più fare il medico, no? E allora se magari tu avevi la possibilità di farlo bene, però ti lasci prendere dall'emotività, insomma, diciamo così, viene meno anche una capacità, una potenzialità. E questo un po' in tutte le cose, no? Morale. Bisogna trovare un equilibrio, bisogna trovare un senso di quello che si fa. E quindi sempre riflettere, nella vita pratica, quando hai tanta vita alle spalle, ti rendi conto che spesso, e poi quando hai fatto anche un lavoro come il mio, ti rendi conto che spesso devi prendere delle decisioni anche sulla vita, sul dolore degli altri. E devi capire che certe cose magari che sembrano utili in questo momento, viste in una prospettiva più lunga, non funzionano. Che non si può fare tutto quello che sentiresti di dover fare in un determinato momento, perché se lo pensi un po' più in là, poi ti accorgi che hai fatto del male anziché del bene. Mo passan. E qui spezzo una lancia in favore di un romanzo che ho letto, che si chiama Heraclius Gloss, che è poco conosciuto, quindi magari il titolo non fa gola, ma è un bel romanzo di Maupassant, un romanzo breve, insomma, no? Di una vicenda ai tempi dell'illuminismo, in cui a un certo punto il protagonista scopre, diciamo, nella metempsicosi la verità. Era un protagonista che cercava la verità. E nel momento in cui la scopre nella metempsicosi, lui pensa, vede in ogni animale una vita anteriore di se stessa, adesso ve la butto lì così, insomma, no? E arriva a un punto in cui si oppone a che qualsiasi animale venga in qualche modo danneggiato, venga ammazzato. Tutti gli animali, dagli scarafaggi, dai vermi, alle scimmie, queste cose qua, no? E anzi cerca di entrare con uno scimmione che a un certo punto si porta a casa, in rapporto, insomma, no? Perché era una sua vita precedente, quindi insomma cercava di vedere se stesso in quell'animale, no? Vedere se stesso. A un certo punto però, diciamo, il protagonista finisce in manicomio. Ma anche tutti questi animali che lei ha cercato di salvare e di proteggere, mettendoli insieme, poi si ammazzano tra di loro, insomma, succede il pandemonio e lo scimmione stesso. Questo per dire che, insomma, spesso abbiamo buone intenzioni, ma non calcoliamo poi le conseguenze a lungo termine, insomma. Oppure non le vediamo semplicemente in una dinamica più, o in un'ottica più generale di quello che succede nel mondo, no? E allora nascono poi tutte le distinzioni, no? Quell'animale sì, quell'altro no, quello soffre di più, quello soffre di meno, quello è giusto, quello non è giusto, no? E poi non riflettiamo poi sul fatto che ci sono delle sofferenze che nel mondo accadono. E ci sono delle sofferenze che invece accadono nel mondo perché le facciamo accadere noi, no? Pensiamo alle torture. Pensiamo anche a certi modi di allevare, per esempio, non so, io sempre in mente, perché ho visto dove si allevano i vitelli costringendoli in piedi in uno spazio limitatissimo per avere la carne bianca, per dar da mangiare la carne bianca di vitello ai bambini, no? Alle sofferenze a cui sottoponiamo, e volontarie queste, no? A cui sottoponiamo gli animali. E poi pensiamo a una notizia che per esempio mi ha un po' impressionato, no? Il Brasile, per esempio, è il paese, insomma, è lo stato in cui è più grande l'allevamento di polli. Bene, sapete quanti polli vengono allevati e ammazzati? In genere lo fanno dopo 40 giorni di vita, insomma, due mesi, no? Non so, tempo breve comunque. In Brasile ogni anno 7 miliardi di polli. Quindi 7 miliardi di polli, l'equivalente della popolazione umana mondiale, viene ucciso perché dobbiamo mangiare, insomma, per darci da mangiare il pollo che andiamo a comprare al supermercato, insomma, ogni anno. La vita è fatta
di una lotta per la sopravvivenza dove ognuno, chi è più forte, mangia l'altro, insomma, di solito, almeno tra gli animali. Poi noi abbiamo cercato anche di civilizzarla e quindi di fare in modo che, non, che il più forte non mangi l'altro e quindi poi lo mangia in altri modi, insomma, no? Economicamente, con il potere, con la guerra, ma insomma. Però, insomma, la civiltà dovrebbe servire a questo, a ridurre questa aggressività che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. Ma insomma, ci sono delle leggi della sopravvivenza e anche dell'alimentazione che fanno sì che, insomma, l'animale più grande a volte mangi il più piccolo, insomma, lo si dice del pesce di solito. E quindi in questa lotta per la sopravvivenza. E poi c'è anche il fatto che, come dire, nella vita è sempre stato così, che chi è sfortunato, che a un certo punto ha qualcosa che lede la sua capacità di sopravvivere, la sua forza di sopravvivenza, spesso perisce, no? Lo facevano anche gli uomini un tempo, no? Siamo in epoche che alcuni giudicano meno civili, altri magari forse giudicano più civili, ma insomma, bambini che venivano gettati dal. Questo succede. Allora, spesso noi siamo portati, no, a decidere sul momento quando è il caso che interveniamo per fare qualcosa e se questo fare qualcosa in qualche modo è congruo, se poi ha un senso nella vita di quello che, nella vita di colui verso il quale cerchiamo di intervenire. Perché purtroppo bisogna fare questo bilancio, poi bisogna fare anche il bilancio delle situazioni, no? Io non so quel gabbiano perché sia finito così. E come dire, quando l'ho visto ho sentito la necessità di riprenderlo. Non mi sono neanche posto il problema di decidere di salvarlo, perché ho pensato che se lui non aveva più gli strumenti o non avrebbe avuto più gli strumenti per la sopravvivenza, alla fine la sua sopravvivenza sarebbe stata molto, come dire, molto più, di molta più sofferenza, soffrire, vivere male, che non eventualmente morire. Se ci mettessimo a cercare. Lo facciamo per gli animali domestici, ma anche qui avrei le mie riserve, insomma, no? Su come, ma lo dicevo, insomma, no? Sul fatto che applichiamo i nostri criteri ormai medici anche per gli animali domestici. Ho l'impressione che li stiamo rendendo anche più deboli, più dipendenti dall'uomo, gli stiamo togliendo la loro animalità. Però questo è un altro discorso molto più grande. Ma poi c'è anche un altro fatto, ed è il fatto che di questo gabbiano, a parte che c'era poca gente, insomma era sabato mattina, non, verso l'una, tra neanche mattina, insomma, tarda mattinata. C'era poca gente, era freddo, e nessuno se n'era accorto, nessuno se ne accorgeva. Voi ve ne siete accorti perché, riprendendolo, ne ho fatto dei primi piani, insomma, l'ho zoomato, quindi si vedeva di vicino, si vedeva da vicino cosa stava succedendo a questo animale, ma se tu lo guardavi da una distanza diversa, nessuno si sarebbe accorto di questo animale. Questo animale era ormai prossimo alla laguna, insomma, stava, perché era un fiume che aveva una corrente, un canale, ma insomma un canale in cui c'era una corrente che stava portando, era, lo sbocco stava entrando in laguna. Confesso che non mi è neanche venuto, neanche passato per la testa, proprio per, anche per l'esperienza che ho io, insomma, di come, di giudizio che mi faccio sulle cose quando, rispetto al fatto di quando sia utile intervenire, quando sia necessario e quando invece una cosa va lasciata a se stessa. Ecco, quindi l'animale ormai era già in laguna, no? Non mi è venuto in mente, ma siccome si stava muovendo, anche semplicemente il tempo in cui sarebbe arrivato qualcuno, eccetera, eccetera, per cercare un soccorso,
non avrei saputo poi dirgli dove era l'animale, non era fermo lì davanti agli occhi, insomma, no. Quindi è una cosa che nel mio schema mentale non si presentava neanche, però mi sono posto il problema che questo animale in quelle condizioni non avrebbe più avuto probabilmente le capacità di sopravvivere, quindi sarebbe diventato vittima, oggetto soprattutto di un'aggressività altrui, insomma, aggressività che sarebbe stato difficile eliminare, insomma, no? Però non stava morendo in quel momento, quindi non c'era neanche la cosa di salvarlo da cosa. Poi, insomma, quell'ala lì si sarebbe dovuto tagliargliela, nessuno gliel'avrebbe più fatta ricrescere. Quell'animale sarebbe stato un animale destinato a una vita altra, insomma, da quella per cui era nato. Vale la pena? No. Beh, io, insomma, sono dell'opinione che la natura deve fare anche il suo corso, insomma, che sarebbe valsa la pena a questo punto cercare di evitare che quest'ala si spezzasse, ma siccome il fatto era già accaduto e non so come sia accaduto, una volta accaduto, a volte è bene lasciare che la natura faccia il suo corso, anche in queste situazioni, no? Ritorno un attimo indietro di minuto fa. Accade, no, che sentiamo sempre il primo impulso delle persone ad agire è quello di fare immediatamente qualcosa, no? Ci vuole molto più coraggio spesso nella vita a guardare le cose e a lasciare che facciano il loro evento quando si sa che queste cose o sono ineluttabilmente destinate a finire oppure si riprendono da sole. Invece l'impulso è più automatico, più riflesso, meno pensato, quindi meno intelligente, è quello di fare qualcosa a tutti i costi. Ecco, la logica di fare qualcosa a tutti i costi non paga, bisogna fare la cosa giusta. E spesso per fare la cosa giusta bisogna un attimo fermarsi e riflettere. E un po' come in una partita a scacchi, no? Più siamo capaci di pensare al dopo, del dopo, eccetera, quindi alla mossa successiva e quell'altra, insomma, più poi potremmo avere elementi per decidere. Cioè, bisogna avere il coraggio di pensare prima, di non agire di impulso. Ma agire di impulso non sempre poi determina le conseguenze migliori. Questo in linea generale, insomma, no? Riprendendo le fila di tutto questo discorso, allora, secondo me, l'osservazione e il rimprovero che mi fate, i miei spazi, è l'espressione di un modo di sentire infantile. Vi ho fatto il discorso di quello che sentivo da bambino, insomma, no? Cioè di un mondo in cui ci si sente ancora, come dire, tutt'uno con la realtà. E non si distingue bene il noi da quello che c'è fuori. E proviamo questa empatia, che è un'empatia naturale nel bambino, è umano che sia così, no? Però poi, man mano che cresciamo, dobbiamo fare anche un'analisi di realtà, dobbiamo vedere come siamo noi in rapporto con la realtà, insomma, no? E quindi anche come dobbiamo interagire, da questo punto di vista, come ci dobbiamo separare da un qualcosa che è un tutto, no? E quindi ci dobbiamo anche proteggere in qualche modo. E quando dico proteggere, dico proteggere emotivamente. Cioè, non possiamo soffrire tutti le sofferenze di tutti gli altri, perché altrimenti non si vivrebbe più, no? Si ricovererebbero alla fine tutti quanti, insomma, no? Quindi, insomma, maturare, fare esperienza di vita, vuol dire anche questo, vuol dire assumersi in qualche modo la cura, l'empatia con chi sta male o chi è in condizioni di necessità. Ma essere in empatia con lui, cercare di fare il possibile, non vuol dire assumersi la sua sofferenza e il suo destino. Sono due cose diverse che dobbiamo separare, proprio perché dobbiamo in qualche modo trovare un equilibrio che ci permette di vivere
comunque, no? Se no, siccome la realtà con cui ci scontriamo per lo più è una realtà di dolore, il dolore del mondo ci riempie continuamente, quindi non ci salviamo più, non bastano più i psicofarmaci, gli antidepressivi, i neurolettici, insomma, no? Dobbiamo valutare, insomma, dobbiamo fare sempre un discorso, secondo me, più maturo, ma poi qualcuno obietterà che non è così, in cui cercare di capire quanto possiamo fare per l'altro, preoccuparsi dell'altro, ma senza per questo identificarsi completamente con l'altro, assumerci il dolore altrui in prima persona, che secondo me è un segno di fragilità emotiva. Poi sono contento perché, insomma, bene o male, attimi e spazi, accolto anche un po' il senso della metafora, che ovviamente quel gabbiano, quel video, era un po' l'espressione, come ripeto, come ho già detto, insomma, no? Una metafora di quella che è la nostra vita, no? Una vita che spesso noi non facciamo al meglio. C'è una storiella che mi viene in mente, insomma, no? Ed è quella di un viaggiatore. Di un viaggiatore che ha preso il treno, che va, ha preso un treno e ogni tanto si alza un po' irrequieto, guarda fuori dal finestrino, specie quando il treno si ferma alla stazione, quindi ad ogni stazione si alza, guarda fuori, legge il cartello e sbuffa, insomma. Fa un'espressione di disappunto. E chi gli sta seduto davanti, a un certo punto vedendolo fare così, dice, ma insomma, la vedo, perché è così? Ah, dice, non me ne parli, ho preso il treno che va nella direzione sbagliata. Ah, dice quell'altro allora, ma a questo punto perché non scende? Ah, dice, no, qui c'è un bel caldino. Ecco. Allora, la metafora voleva essere un po' di questo tipo, insomma. Molti di noi, viviamo, abitiamo, stiamo viaggiando in un treno che va in una direzione sbagliata, il treno di una vita spenta, di una vita fatta di routine, di dovere, di monotonia. Insomma, stiamo viaggiando come un gabbiano che non vola più. E siccome in questa vita, in qualche modo, questa modalità di vita, troviamo qualcosa che assomiglia alla sicurezza o all'immaginario di sicurezza, di stabilità, abbiamo paura, insomma, di uscire, di rinunciare a questo caldino, insomma, che sentiamo in questa vita così, però continuiamo ad andare in un'altra direzione, insomma, no? Continuiamo a vivere trasportati da un treno che ci porta altrove, non verso la felicità, cioè non verso, felicità in termine grosso, insomma, comunque, non verso il soddisfacimento, oppure il tentativo di soddisfacimento delle nostre potenzialità, del nostro daimon, delle nostre potenzialità ci potrebbero condurre, insomma. Potremmo volare, ecco. E invece non lo facciamo. E non c'è un responsabile di questo, spesso. Siamo noi che ci chiudiamo nella nostra prigione, perché preferiamo il caldino al treno che va nella giusta direzione, dove abbiamo meno controllo di noi stessi, dove dovremmo lasciarci andare, come dire, ad esperienze più rischiose, più destabilizzanti rispetto alla nostra vita, perché non c'è mai niente di certo, no? Quindi se vogliamo cercare il massimo, dobbiamo anche cercare, rischiare più o meno il possibile effetto benefico, diciamo così, più aumenta anche il rischio che ci dobbiamo assumere, il pericolo. Se non abbiamo il coraggio di affrontare il rischio, noi continuiamo sempre a viaggiare nella normalità. Che vuol dire in situazioni chiusi in un castello nel quale no. Ma da questo castello, bene o male, non ci tira fuori nessuno se noi non vogliamo. Gli artefici della nostra libertà, alla fine, dobbiamo essere noi. Mi ricordo in un film che ho visto tantissimi anni fa, Queimada,
a un certo punto, insomma, veniva fuori questo discorso, no? Che nessuno può regalare la libertà a un altro se quest'altro non se la prende, non se la conquista, non lotta per la sua libertà. Quindi le ali non ce le ridà nessuno se noi le perdiamo perché non sappiamo usarle. La nostra libertà, le nostre ali ce le dobbiamo costruire se vogliamo volare. E se no dobbiamo adattarci di stare in quel fiume, insomma, che ci porterà dove ci porterà. Pazienza. Pazienza, no. Vivremo male. Vivremo nel modo che avremmo saputo costruire o immaginare la nostra vita. Spesso, come dire, nella vita capitano delle occasioni, capitano degli incontri. Ci sono incontri che, come dice qualcuno, aprono al mondo. Questi però li dobbiamo saper usare, cioè li dobbiamo riconoscere e poi li dobbiamo saper sfruttare. Se no ogni incontro non funziona. Quindi a volte, come dire, l'aiuto per riconquistarci le nostre ali potremmo anche trovarlo. Però c'è sempre, come dire, un qualcosa da parte nostra che deve muoversi e deve far sì che questo aiuto, questo stimolo, nel momento in cui si presenta, lo sappiamo riconoscere e prendere. Se invece stiamo chiusi nel nostro castello, o se continuiamo ad andare in quel treno, o se stiamo in quel fiume e non abbiamo più le ali, nessuno ci salverà. Quindi